interpretare questa bellissima poesia di Ernesto Murolo, vorrei brevemente delineare la sua personalità umana ed artistica attraverso la mia personale esperienza di attrice in erba della sua compagnia. Ricordare i momenti più incisivi, più significativi, che avrebbero poi lasciato un segno profondo nella mia vita di attrice e di donna. Ernesto Murolo non era soltanto quel grande maestro, quel grande poeta che tutti conosciamo, era anche un bravissimo attore. Mi pare di vederlo seduto di fronte a noi, dirigere le prove in quella grande sala biblioteca del dopolavoro provinciale, d'estate, nel suo impeccabile abito bianco e col suo inseparabile ventaglietto. E quando un attore sbagliava un'intonazione, una battuta, egli non si limitava a correggere solo quelle, ma veniva fra noi e ripeteva tutta la sequenza scenica, interpretando i ruoli di tutti con una bravura e una poliedricità veramente eccezionali. Quando poi si andava in scena, aveva l'abitudine di sedersi dietro le quinte e di elogiarci ad alta voce, chiamandoci per nome. Quindi per tutta la durata dello spettacolo noi sentivamo continuamente ripetere: bravo De Cesare, brava Gagliardi, brava Lina, con una veemenza e uno slancio tali da trasmetterci appieno il suo compiacimento, quel compiacimento che ci dava una carica, un entusiasmo da convegliare in lui tutto il pubblico presente e dargli il meglio di noi stessi. Cosa dire poi della sua paterna benevolenza nei miei confronti? Era qualcosa di commovente. Ricordo nelle sere d'inverno, quando le prove si protraevano fino a tarda ora ed io mi addormentavo con la testa appoggiata su uno di quei tavoli, egli mi veniva a svegliare sempre con un bacio sulla fronte e, aggiustandomi la sciarpetta, diceva a mio padre: chiedi no, non mi ha fatto più caffè. E a testimonianza di questo affetto, ecco qui una sua lettera che io conservo gelosamente tra i ricordi del mio passato artistico. Scusate, sono molto emozionata. Caro Piedimonte, io leggo la lettera inviata all'amico pastore e mi sorprende che non vi siate rivolto a me per esporre i vostri desideri. Voi sapete quanto io tenga la bambina e non vorrei mai privarmene. Voi mi prometteste di farla intervenire in addio mia bella Napoli ed io ci contai in modo da star tranquillo della vostra parola e dell'intervento della piccola. Vorrà dire che senza farmi venir meno lo spettacolo di sabato prossimo alla Casa del Soldato, dove io desidero che tutto vada bene, fatemi venire la mia cara e prediletta attrice. Vi ringrazio assai, vi stringo la mano ed aspetto la bambina giovedì. Caramente, Ernesto Murolo. E un bigliettino per me: cara Lina, il film è finito, ma di bambine nemmeno una. Ed io ti voglio sempre tanto bene. Ernesto Murolo. Sono passati tanti anni, ma l'eco di quel brava non si è mai spenta. Mi ha sempre accompagnato, sorretto nei momenti più difficili, ma soprattutto mi ha fatto amare l'arte come egli la concepiva, un nobile mezzo per trasfondere negli altri tutti quei sentimenti, quegli stati d'animo di cui un attore si avvale entrando emotivamente e psicologicamente negli innumerevoli personaggi che interpreta nella sua carriera. Ed ora